Facebook è pronto a condividere sulla pagina, se puoi spiegare. Va bene, adesso facciamo. Mi sa che ci mancavi. Aspetta che vado su Facebook. Dovremmo essere già online, se date un'occhiata. Eccoci. Allora, intanto, come sempre, grazie a Fausto di aver accettato la nostra nostro invito a partecipare a questo breve incontro e che insomma, tanto ormai siamo familiari e quindi ci permettiamo di farne più di uno ogni tanto, Assolutamente, assolutamente. come dire, Posta a disposizione. di appoggiarci sulle tue spalle, come direbbe qualcuno. Allora siete già caduti. Va bene, no, insomma il tema, il titolo che abbiamo dato a questo incontro un po' racchiude già elementi di analisi e di appunto di altre spalle ben sopra di noi, che poi fanno la premessa a quello che è il nostro ragionamento, cioè noi stiamo vivendo una fase della nostra storia in cui penso che sia un po' la parabola finale di un'era che si è venuta costituendo attraverso, diciamo, soprattutto attraverso la costruzione dell'Unione Europea, dell'adesione a un modello politico, economico, che si è man mano costruito e determinato e che ci ha portato qui. Ecco, volevo avere da te un po' un tuo giudizio su questo percorso che ci ha portato qui e dove ci ha portato soprattutto. Guarda, io continuo a pensare che siamo all'inizio di un nuovo ciclo storico, in una condizione ancora di transizione, quella insomma che per appoggiarci alle spalle di qui sopra, stare sulle spalle dei giganti, quella che ha secondo me riassunto Gramsci nella formula più ancora più significativa. E cioè, quando un mondo scompare e un altro fatica ad affermarsi, in quel crepuscolo nascono i mostri. E io penso che questa sia la stagione, cioè la stagione dei mostri. I mostri cosa sono determinati? Sono determinati intanto da una potenza in campo. Una gigantesca potenza in campo, che tuttavia incontra resistenze, tante, molteplici crisi, senza tuttavia un'alternativa di società, e contemporaneamente la grande signora del Novecento, cioè la politica, esce diminuita, smantellata, domesticata su tutti i fronti. Adesso non stiamo a enumerare tanti quanti sono. La mia opinione è che il punto di partenza da analizzare continua a essere questo, il Novecento, la fine del Novecento. Secondo me non si capisce niente senza fare i conti con questo punto drammatico non della nostra storia, della storia dell'umanità. Cioè la fine del Novecento con una sconfitta del suo gigantesco protagonista, che è stato il movimento operaio, la classe operaia, le sue istituzioni, le sue organizzazioni. Insomma, per usare qui, mi fermo a Osborne, il secolo breve, appunto il 17, il secolo che proprio, io sono d'accordo in questo molto, comincia col 17, la rivoluzione entra sulla scena del mondo e segna direttamente o indirettamente, di riccio o di raffio, l'intero secolo. Secolo, non ho bisogno di dire adesso di guerra, di rovine, di distruzione fino ad Auschwitz, ma il segno di questa ascesa delle classi proletarie,
attraverso una lotta di classe che guadagna una coscienza di sé e delle sue forme di organizzazione che propongono un'alternativa, eccetera. Questo grande, non solo, anche sogno, ma anche conquista, realizzazioni, smentite come quella disastrosa del rovesciamento di una grande ipotesi di liberazione, l'Ottobre Rosso, in un regime per molti versi anche di oppressione, di alienazione, di sfruttamento, e dall'altra parte un movimento operaio che ancora ci prova fino alla fine, qua, fino agli anni Ottanta, quando subisce una sconfitta verticale in Occidente. Da lì comincia un'altra storia, quella che appunto Gallino ha chiamato il rovesciamento del conflitto di classe. Su questo rovesciamento del conflitto di classe nasce una rivoluzione capitalistica restauratrice, la globalizzazione, quella che sta chiamata la globalizzazione. E qui, diciamo, intanto, io qui farei un punto e a capo. Perché? Perché in questa rivoluzione capitalistica restauratrice, potentemente generatasi anche con lo sviluppo della tecnica e della scienza a livelli fino allora imprevedibili, non solo sconosciuti, ma imprevedibili, che hanno portato dentro tuttavia un segno di classe molto, molto precisamente definito e che si misura nell'esplosione delle diseguaglianze. In questo processo avviene, nella sconfitta del movimento operaio, la mutazione, secondo me, la mutazione genetica delle sue istituzioni, delle sue grandi organizzazioni. Adesso siamo tra amici, anche quelli che ci ascoltano sono amici, quindi accettano delle grossolanità, ma questa mutazione genetica è proprio genetica. A volte la usiamo in termini, diciamo, incompiuti. No, qui è proprio genetica, perché è una trasmigrazione di campo. Le organizzazioni che erano del movimento operaio, nella forma della sinistra politica prevalente nelle istituzioni, diventa invece, acquisisce una cultura liberale, cioè rinuncia in qualche misura, in qualsiasi misura, a raccogliere, rielaborandola nelle forme anche più radicali, il testimone della scommessa incompiuta e sconfitta del Novecento. In questo quadro cresce l'Europa di Maastricht, in questo quadro. Non è un grande protagonista, non è un soggetto, è plasmato. La mondializzazione lo usa come il pongo, la costruisce, la modella, la forma, anche un po' anche con delle slabrature, con delle imperfezioni, tanto non gliene importa granché, ma la porta dentro questa costruzione, che vede, peraltro, siccome cambia il mondo, e lo scontro tra nord e sud del mondo, scusate, tra est e ovest del mondo, lascia il posto ad altri conflitti, compreso quello tra nord e sud, che si moltiplica in mille sud, le grandi istituzioni che avevano in qualche modo garantito l'equilibrio che si è chiamato del terrore tra est e ovest, come le Nazioni Unite perdono di peso, l'Alleanza Atlantica finisce per essere unicamente un'articolazione dell'ultima vocazione imperialista degli Stati Uniti d'America, che va a sbattere su sconfitte brucianti. E tutto si destabilizza. In questo quadro totalmente destabilizzato, in cui, ho finito, l'ho già fatto proprio, in cui la locomotiva del mondo, dopo essere passata dall'Europa agli Stati Uniti d'America, grosso modo si incammina a passare dagli Stati, naturalmente con grandi turbulenze, dagli Stati Uniti d'America alla Cina e a Oriente, in questo grande cambiamento, l'Europa galleggia. E avendo perso una capacità di avere un consenso attivo al modello subito, dico subito perché appunto è tutto indotto dalla globalizzazione capitalistica, subisce progressivamente una messa in discussione della democrazia. E
l'affermazione di una democrazia autoritaria, se volete, una forma oligarchica, neo-oligarchica, in cui la democrazia rappresentativa viene sostanzialmente atrofizzata, E la costruzione europea, peraltro, costruzione dei paesi ad essa aderenti, i cui soggetti sono il governo, questa è un'Europa intergovernamentale. Quindi l'idea che qualcuno possa pensare di salvare qualche Stato nazionale è secondo me semplicemente grottesca. Perché, diciamo così, sono i complici di questa, i complici protagonisti di questa operazione, attraverso la quale si è consentito che una nuova semi-statualità potesse fare anche le politiche antioperaie, antipopolari e di progressiva demolizione del welfare che i singoli paesi avrebbero fatto fatica a realizzare da soli senza questo concerto che ha reso più forte prima le politiche neoliberali, poi le politiche ordoliberiste e poi insomma le politiche liberali. E questo quadro dice, ma allora come ce la caviamo? La mia, qui so di dire una cosa molto discutibile, molto, molto controversa, molto. Però la mia idea è che, come del resto è capitato in altri passaggi storici, di fronte a grosso modo alle cose che ho detto e quindi alla scomparsa della grande politica dotata di una qualche autonomia, invece la sussunzione della politica dentro i meccanismi di organizzazione del mercato capitalistico e anche delle nuove organizzazioni capitalistiche, mi basti vedere, diciamo, la demolizione, il diritto del lavoro non c'è più, i giuslavoristi devono cercarsi altre occupazioni perché proprio è stato pressoché totalmente cancellato, non solo arrivando alle forme di schiavitù che ormai stanno nelle capitali dello sviluppo capitalistico avanzato, ma anche semplicemente le nuove forme di lavoro che si iper-eterodirette si determinano. Ma insomma, questa crisi della civiltà del lavoro parla di una crisi più generale, di una crisi di civiltà, in cui tutte le soggettività sono aggredite. Penso alle donne che riescono ancora a manifestare l'aggressione che subiscono e anche lineamenti di possibile critica a questo ordinamento patriarcale, capitalistico, corruttivo, ma c'è una risorsa in campo, una risorsa contro questo ordine. E non c'è bisogno di scomodare Machiavelli e le famose lezioni, si può stare anche sul molto di più nell'Ottocento, e io penso che questa risorsa si chiama correttamente rivolta, cioè la creazione dell'imprevisto per la società capitalistica, cioè l'irruzione dentro le pieghe della società attraverso un elemento imprevisto, imprevedibile, e nella politica classica non in grado di determinare il passaggio della scintilla all'incendio, in questo caso invece lo propone. Ed è un movimento senza partito guida, senza leader, senza una Weltanschauung, ma con l'accumulo di materiali, antagonisti, estranei a quelle che il sistema tende a imporre direttamente o surrettiziamente, e lascia dei depositi. Naturalmente non è che uno possa aspettarsi, dice, ma allora, penso io, le rivolte della primavera araba però ci hanno lasciato con dei regimi che sono come quelli di prima o anche peggio. Questo argomento, che è l'argomento di ogni conservatore nei confronti di ogni rivolta, non ha grandissimo peso, perché bisogna capire, bisogna vedere meglio cosa accade dalla rivolta e cosa segna. Adesso sono 150 anni
dalla Comune di Parigi, che io credo sia stata la, come si può dire, la più forte concentrazione di speranze e di radicale cambiamento che mai sia esistito nella storia dell'umanità. Se pensate alla brevissima durata e allo sterminio che ne è seguito, e poi provate a guardare cosa è successo in quel mese in termini di cambiamento delle condizioni di vita, dei rapporti di lavoro, dei rapporti di potere, delle nuove forme di organizzazione economica e sociale. C'era dentro un annuncio. Naturalmente noi non possiamo aspettarcelo adesso da una ordinaria rivolta, tra l'altro diversissime da loro, perché che so io, sono Occupy Wall Street, dico il suo campo opposto, i Gilets Jaunes, per dire proprio due tipi di rivolta completamente diverse per basi sociali, per ragioni conflittuali, per forme di organizzazione, però in ognuna di queste nascono germi di nuova società. Pensate, persino nei Gilets Jaunes nascono in quegli angoli, in quegli incroci dove si formano nuove forme di società. Ma qui mi fermo. Perché mi fermo? Perché io penso che una politica di alternativa oggi nasce da due elementi. Uno, per usare una formula, mi scuso, una formula antica, classica, in alto, da una critica teorica alla società capitalistica in formazione. Una critica teorica, e teorico-pratica. E non mi si dica naturalmente, ma allora dobbiamo aspettarci un nuovo Marx? No. Cioè, se venisse il profeta sarebbe ben accetto, naturalmente. Ma questo purtroppo non dipende da noi, neanche con un referendum potremmo invocarlo. Ma invece sì, quelle che nei tempi forti sono stati chiamati anche revisionismi, cioè applicazioni forti su un corpo teorico di innovazione che tuttavia, come dire, lavora sull'essenziale, cioè la critica della società capitalistica. Parlo, diciamo, per le prime di Rosa Luxemburg nel famoso saggio Riforma Rivoluzione, quello della polemica con Bernstein, e secondo me, da ultimo, nella straordinaria esperienza di Quaderni Rossi e di Raniero Panzieri, che reinventa la critica alle macchine, la critica al capitalismo intrinseco nella nuova organizzazione capitalistica. Ecco, c'è bisogno, diciamo, di rimettere in piedi una ricerca, un apparato teorico senza il quale non si cammina molto, in alto. E in basso, rifare l'inchiesta, tornare a fare l'inchiesta, tornare cioè a vivere nelle pieghe di tutti i conflitti, senza, come dire, senza tenersi troppo sulle spalle le nostre esperienze che ci costringono a indagare quanto sono diverse da quelle che noi abbiamo conosciute. No, invece provando a metterci gli occhiali di queste nuove forme di conflitti, anche deprivate, diciamo così, della continuità con una grande storia, e però in qualche modo riproponendo i grandi temi della democrazia partecipata, del conflitto, della critica alla gerarchia, dell'egualitarismo, dentro cui appunto tornare a nuotare. Quindi, riassumendo, A, stiamo nei guai. B, loro, inteso come i nostri avversari, sono fortissimi. C, coloro con i quali abbiamo navigato per mezzo secolo, cioè le istituzioni e le organizzazioni del movimento operaio, hanno subito una mutazione di fondo che li rende inidonei ad affrontare criticamente la nuova fase. Non mi ricordo più se sono arrivato a D o a E, in ogni caso da dove sono arrivato, ci costringe a piegarci, diciamo, sul conflitto e a reindagare il conflitto come nuovo motore della politica. Grazie, scusate molto, questa l'ho presa, ma voi mi avete costretto a prenderla da lontano. Vabbè.
Ti ringraziamo. Noi avevamo immaginato un po' una struttura di farti qualche domanda. Certo. E, insomma, adesso sappiamo... risponderò brevemente adesso, e da qui in avanti risponderò brevemente. Io volevo intanto chiedere appunto a Giancarlo Scodoni di fare la sua prima. Bene. Sono qua. Ciao, mi sentite? Ciao caro. Senti, hai volato molto alto, ci hai anche dato delle speranze, di cui ti ringrazio molto. E io invece devo farti una domanda un po' più terra a terra, perché poi noi siamo immersi nelle relazioni, sentiamo le voci, non nel senso che sentiamo le voci, nel senso che negli ambienti... Questo è molto... Però avremmo bisogno di sentire delle voci. Perché si manca un profeta. È un, certo. No, è un buon suggerimento questo, di ascoltare le voci. E allora, insomma, si sente parlare della crisi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle come di un'apertura di spazi. Tu hai già detto molto sul problema e hai già detto che non ci si, credo di poter interpretare, non ci si possa aspettare molto da un'operazione su questa crisi. Però ti volevo dire, se noi dovessimo discutere con le persone che invece hanno una speranza anche legittima, che non si può, come dire, che non si può negare, ecco, quali sarebbero secondo te le discriminanti che distinguono un'azione politica su questo diciamo livello, no? Per evitare il politicismo più basso? Ecco, la mia domanda era formulata così. Ti ringrazio. Intanto io condivido molto lo spirito che anima la tua domanda, che è secondo me un bene salvaguardare, cioè un atteggiamento di attenzione e di rispetto per coloro con cui non sei d'accordo, ma in cui in qualche modo fai loro credito. E secondo me questa è una misura di igiene mentale che fa bene a noi, non ci evita, diciamo così, delle scorciatoie truculente. Ora, purtroppo, io che sono con te nello spirito, faccio fatica ad esserlo su un terreno, diciamo, coerente contenutistico. Perché? Perché io penso che la crisi del PD e di 5 Stelle sia sostanzialmente il frutto della condizione che li ha resi simili. Cioè, io sono totalmente contrario a quella tesi di molti miei amici, che anche stimo molto, secondo cui la crisi del PD sarebbe indotta dall'inseguimento a 5 Stelle. E insomma da una ricerca alleantistica con i 5 Stelle in nome di una vocazione governativa di un certo governo. Cioè io penso invece che sia PD che 5 Stelle siano giunti alla crisi perché si erano, il PD organicamente, fatti, come si può dire, garanti della governabilità. Avevano sostanzialmente messo nella governabilità la loro ragione di esistenza. E nel PD si vede ancora più clamorosamente il punto di equilibrio e di stabilità del sistema. Quando interviene, adesso è inutile indagare le ragioni, quando interviene la crisi e la costruzione del governo Draghi, non è una cinica manifestazione di aggressione loro quella che si produce, bensì la sottrazione della ragione della loro esistenza, cioè la governabilità, perché quella se la assume su di sé interamente Draghi e lui diventa il garante della seppur impossibile stabilità. E quindi le due costruzioni risultano nude. Ed entrano in crisi. Io credo che sarebbe auspicabile che
si aprisse un dibattito sul destino di queste due formazioni, o anche delle loro formazioni in convergenza, però credo che anche chi è lontano da loro dovrebbe essere interessato al fatto che si possa produrre o no questa ricerca. La mia opinione è drastica, la riconosco che diciamo, non è elegante. Però io penso che perché possa dispiegarsi quel terreno che tu indichi come necessario anche al dialogo, bisognerebbe che si producesse una discontinuità. Cioè io penso che il PD di oggi, la sua costruzione materiale, la sua storia recente, non voglio diciamo invocare il lontano scioglimento del PC che pure c'entra molto, ma parlando anche della sua storia recente, è avvenuta una progressiva mutazione di sé che lo ha reso irriformabile. La costituzione dei gruppi dirigenti, le culture politiche governiste che hanno sostituito qualunque ordinamento riformatore, i potentati che sia sul terreno nazionale, regioni, governo centrale, sia sul terreno verticale, le aggregazioni attraverso i diversi leader politici, la personalizzazione della politica, lo svuotamento dell'organizzazione come fenomeno collettivo di costruzione anche nel dissenso di opinioni, di una strategia, di una linea, la creazione di svolte riconoscibili, tutto questo rende irriformabile il PD. Conosco l'obiezione, ma noi abbiamo imparato che sono irriformabili persino costruzioni gigantesche come l'Unione Sovietica, figurarsi se non lo può essere una singola formazione. Per cui, per quanto sembri paradossale, secondo me, una sollecitazione unitaria del PD, non ridere troppo, a sorridi di complicità che mi aiuta, è lo scioglimento del partito. Cioè, lo scioglimento del partito riconosce che nel partito esistono energie e persone interessabili alla costruzione di una soggettività politica capace di guadagnare una sua autonomia. La mia opinione è che il campo di cui tu hai parlato è un campo la cui ricostruzione, nella migliore delle ipotesi, non può che avvenire in quello che potrebbe essere definito un orizzonte neoriformista. Cioè non esiste nessuna possibilità che in quel campo facciano irruzione delle tendenze esplicitamente anticapitaliste e di alternativa di società, come secondo me c'è bisogno, ma questo riguarda così un altro campo di applicazione politica. Quello che tu suggerisci, secondo me, e io credo che ci dovrebbe vedere interessate a una ripresa di una discussione politica su un soggetto neoriformista. Cioè, il fatto che poi io pensi che questo soggetto sia nella forma macroniana, che nella forma suggerita da Blair, che nella forma tedesca abbia poco futuro, questo non cambia il quadro, perché questa è la ragione per cui io penso ad un'alternativa, diciamo, anticapitalista, ma questo terreno sarebbe interessante. Tuttavia, ecco, questo volevo dirti, la cosa che io penso è che perché possa manifestarsi, loro stessi dovrebbero pensare ad una rottura. Senza la quale, ma senti, da quanto tempo sentiamo dei discorsi anche interessanti, a immagini del PD, tutto attorno, nei giornali, nei grandi quotidiani, e poi non succede niente. Ultimissima cosa, non mi ricordo quando, ma quando fece lo segretario Zingaretti con il, come si chiama, questa forma di elezione, insomma, quella lì, ci fu una partecipazione molto grande. Come si chiamava? Piazza Grande, mi pare, il campo, come si diceva allora, di forze che lo sostenevano. Niente, non è successo nulla. Appunto, perché andava a sbattere su quel partito che immediatamente si disponeva semplicemente ad essere una filiale del governo. E sì, se non si taglia questo legame, secondo me, la cosa che tu auspichi e che anch'io auspicherei
secondo me non ha luogo di determinarsi. Grazie. Grazie, Fausto. Grazie Giancarlo. E rimaniamo su questo, Franco, sempre è possibile stare molto veloci. Sì, io devo dire una cosa su molte cose, ma mantengo un dissenso su questa idea che, diciamo, il conflitto possa trovare sbocco senza una qualche forma di rappresentanza politica che interagisca, ovviamente. E credo che questo, diciamo, poi è la domanda, non pensi che in questa fase in cui c'è una crisi del campo del centro-sinistra non sia il momento per provare a fare una proposta di livello alto, cioè che non punti ad essere un qualcosa di nicchia, una cosa che sta ai margini o che sia subalterna, ma che accetti la sfida della controparte, perché intendo la controparte, intendo la Confindustria, intendo le classi dominanti, partendo dalla loro oggettiva difficoltà a risolvere le contraddizioni e a costruire consenso sulla loro strategia, cioè che serva anche yeah. questo. Grazie Franco. E anche qui, io sono molto colpito da questa cosa, che anche con te Franco, io sento una sintonia, mi consenti, umorale. Diciamo così, se mi permette di essere banale, mi piacerebbe fare come tu suggerisci. Perché A, sarebbe più gratificante nuotare in un campo largo, è sempre più stimolante, diciamo, no? B, perché il problema che tu poni, cioè il problema della forza con cui si contrasta l'avversario, è un problema assolutamente centrale. Perché non riesco, diciamo, ad aderire questa tesi? Una, la ragione che ho detto fin qui è quella soggettiva, ma non ci torno, cioè l'inadeguatezza dei soggetti. Scusa, in Francia, in grazia alla tradizione culturale del paese, ha vissuto fino a ieri, magari vive ancora domani, ma insomma, la disciplina repubblicana. Quella in grazia alla quale, se tu hai come avversario Le Pen, tu voti con il candidato moderato. Voti Macron, anche se diventerà lo premier ministro di Riche. Persino lì si consuma questa tradizione. Leggo su Le Monde che ormai sono molto ampi i settori e non radicali, non gauchiste, diciamo, che dicono: ma noi alle prossime presidenziali Macron non lo votiamo più. Perché? Perché non si può riconoscere in lui nessun anelito riformista. Il governo della borghesia, se la parola sembra desueta, diciamo, è il governo di questo meccanismo economico, sociale, ecologico. Ora, questo è il punto che ti propongo. Allora, sul terreno delle soggettività stiamo così, ma c'è una ragione in più, che io penso che il conflitto tra noi e loro è reso ancora più evidente dalle nuove forme di consenso realizzate in quello che a me sembra una sorta di rivoluzione passiva. Da questo punto di vista il governo Draghi è perfetto, perché è una cortina al tornasole. Se uno volesse scegliersi il migliore degli avversari, sceglie lui. Perché, diciamo così, siamo quasi alla contesa allo stato puro. Noi e loro, dove lui è loro. È diciamo, un'idea dello sviluppo, che non è più quella, diciamo, che ha coltivato il neoliberismo, lo sappiamo bene, non ci mettiamo a fare l'analisi dei mutamenti che sono avvenuti in Europa, che avvengono in Europa.
quelli stessi che ha auspicato Draghi, che Draghi può correre. Ma questa correzione di rotta che coglie un'esigenza profonda di un sistema capitalistico potente ma anche generatore di crisi permanenti, diciamo, se c'è un pensatore che diciamo bisognerebbe mettersi sulla scrivania è Minsk, cioè il capitalismo come generatore di crisi, anzi due, uno Minsk, il capitalismo come generatore di crisi, e un altro invece più solenne, il capitalismo come nuova religione. Tra questo alfa e omega c'è, diciamo, ormai la costituzione di governi, da quello europeo a quello italiano, che seppure con qualche spostamento a destra, ma non è questa la questione più importante, in qualche modo appunto piega anche la destra, mettendo un po' ai margini, a farli giocare da solo, le spinte xenofobe, razziste, e incorporando invece dentro di sé che cosa? Il rifiuto della riforma. Questo è il punto cardine. Su tutti i punti, dalla riforma, che so io, fiscale, basta dire delle parole per vedere subito lo schieramento, basta dire che so io, un nome so, patrimoniale, e come far precipitare in una soluzione chimica un elemento che fa depositare tutti gli altri. Naturalmente non è banale, ma è così. Cioè noi, questa ipotesi di costruzione attorno al modello capitalistico di questa correzione liberale fa pensare a molti precedenti, perciò alimenta il trasformismo, perché tende a inglobare dentro di sé, secondo me è proprio quello contro cui noi dobbiamo stare. Cioè, perché invece c'è un bisogno drammatico di riforma sociale. Ma per dire, a me ha molto colpito che Biden, la prima misura che propone è l'aumento del salario minimo a $15. Cosa succede? Che appena va al Senato, questa è l'unica misura che non può fare approvare. Ancora, mentre questo accade, cioè tu hai Biden, quindi hai sconfitto Trump, vuoi fare una discontinuità profonda per cui sei stato votato, però non ci riesci, almeno per ora, sebbene l'intonazione generale sì, perché hai sconfitto Trump, hai assunto una direzione di marcia persino più funzionale a questo capitalismo, ma il trumpismo vive nella società, e contemporaneamente una parte della tua gente esce di scena. Diceva Robert Reich, l'ex famoso ministro del lavoro di Clinton: Biden, o aggredisci subito le grandi ricchezze o la povera gente che ti ha votato oppure ti ha guardato con interesse schizzerà già da un'altra parte. Allora io non penso, ecco, che questa soluzione tecnocratica, oligarchica, apparentemente pulita, possa essere guardata in maniera rassicurante, perché spinge nel profondo della società tutte le spinte irrazionaliste che possono diventare, come dire, fermento drammatico di ceti popolari diseredati e senza rappresentanza politica. Per cui quello che secondo me c'è bisogno è in primo luogo di riconnettersi sentimentalmente, politicamente, programmaticamente a questa realtà sociale drammatica. Banda, perché dicevo prima questa cosa neoriformista? Perché che ci provassero, come dovrebbero provarci, diciamo, sul versante di classe. Guarda che anch'io penso che il problema della rappresentanza sia politica, sia una componente necessaria. Non penso che, diciamo, il conflitto possa far senza. Penso però, come mi è capitato di dire altre volte, che noi siamo più vicini a una situazione della fine dell'Ottocento
che non all'inizio del Novecento, quando con la soluzione tedesca nasce il movimento operaio organizzato. Cioè siamo in questa fase turbolenta in cui molte anime confliggono tra loro, e cui però il centro della costruzione sono le nuove aggregazioni sociali, sono le leghe che nascono, le cooperative, le nuove forme di società che diventeranno poi il patrimonio grande quando il principe verrà alla luce. Grazie, Franco. Grazie. Grazie a te, Fausto. E abbiamo altre tre domande, le raccolgo tutte e tre, sì. Così diamo poi spazio. Così stiamo nei tempi. Perfetto. Allora, volevo chiedere a Alessandro intanto di porre la sua domanda. Sì, Fausto, tu hai parlato che bisogna ragionare su una visione dall'alto e anche una visione dal basso, no? Sì. Ecco, e in particolare hai parlato appunto poi proprio di una vera e propria ricerca teorica rispetto al tema dall'alto, e io direi anche quello, per quello che come lo interpreto e come lo interpretiamo noi, una ricercazione sul basso, diciamo, no? Ecco. Non è così. Ti volevo chiedere, ecco, rispetto a questo, noi siamo riferiti all'Italia, poi si può fare un discorso più generale anche sul resto del mondo, ma diciamo, siamo sull'Italia. Dunque, l'Italia aveva una crisi sociale molto evidente già prima della pandemia, no? Poi è passato un anno e la crisi si è approfondita. L'altro giorno l'Istat ci ha dato questa prima rivelazione dei dati che non sono ancora definitivi sulla povertà relativa, sulla povertà assoluta, no? Ci sono 2 milioni di famiglie e 6 milioni di individui in povertà assoluta. Questo da un punto di vista, diciamo, proprio della società. Dal punto di vista poi dell'economia, sappiamo che il capitalismo cosiddetto molecolare è in grave sofferenza, no? Molte piccole aziende hanno chiuso, sono in difficoltà, eccetera. Ecco, io ti volevo chiedere un po' un'analisi su quelle che è, appunto, che sono dal tuo punto di vista questa situazione di sofferenza sociale. E soprattutto vorrei che anche ci dessi un po' la tua visione rispetto ai conflitti aperti, i conflitti che questa situazione di sofferenza sta aprendo, ecco, su cui poi fare anche un lavoro appunto di indagine, di inchiesta, di lavoro proprio di ricercazione, appunto. Ecco, diciamo, questo era un po' il senso della mia grazie. Grazie, Alessandro. Passo alla parola a Roberto Musacchio, che integra, diciamo, questa questione. Prego. Sì, guarda, la faccio anch'io molto rapida, con due dati sostanzialmente che ti propongo per fare il punto a dove siamo in Europa dopo 30 anni da Maastricht. Insomma, ieri in Europa, in Italia, abbiamo fatto circa 90.000 vaccinazioni e più o meno in Germania, in Francia e in Spagna la stessa cifra. Negli Stati Uniti nell'ultima settimana viaggiano a 2 milioni di vaccinati al giorno. Insomma, siccome qualcuno ha parlato di nuovo piano Marshall, di nuovo atlantismo dentro Draghi, francamente credo che sia una situazione che non ha a vedere neanche con quello che era il dopoguerra. Cioè, sostanzialmente c'è un prima di forti e l'Europa in questo momento è tra i deboli, insomma, e quindi questa è una prima riflessione che ti proporrei. La seconda, sempre legata all'Europa, Draghi si porta presso la Lega, e questa non mi pare una cosa da poco, anche riconoscendo, diciamo, il tipo di dinamiche europee che sono andate di moda in questi anni, insomma, rappresenta una soluzione politica che lui espatria anche in Europa. Ecco, quindi sono due constatazioni su cui chiedo il tuo parere. Bene. L'ultima, grazie, l'ultima integrazione da Rosa Rinaldi, a lei la parola. Vedo. Rosa, devi aprire il microfono, pardon. Chiedo scusa, dicevo, si sente ora, sì? Sì. Sarò brevissima anch'io, nel senso che
È evidente che si sente molto la necessità di aprire una discussione intorno ai temi, sia le domande che abbiamo posto a Fausto e sia per l'ordine del discorso che ci ha proposto Fausto, che non è cosa di poco conto, all'interno del quale io molto brevemente vorrei inserire una contraddizione che si apre davanti a noi molto forte, perché è evidente che viene al pettine il nodo, diciamo, di una crisi enorme come quella che Fausto tu descrivevi, e che è crisi di democrazia, crisi di partecipazione, diciamo così, c'è un sistema di poteri altro, eccetera. Ma viene anche, quindi, diciamo, in un qualche modo, se uno la volesse un po' cominciare a datare un po' più vicino a noi, uno pensa che cosa accadeva nell'89 e come siamo messi oggi, adesso per stare in un tempo più breve. Io credo che un altro tema che ritorna al centro è la battaglia comunque contro la proprietà privata. La questione della pandemia mette, diciamo, al centro una questione che è sociale, che è di salvaguardia persino dell'umano, della specie, e mette al centro la proprietà sulla vita delle persone, che è data dalla questione dei vaccini, intorno alla quale noi siamo, anche come Transform, molto molto impegnati in una ICE che è stata lanciata a livello europeo da diversi paesi, perché anche in questa strettoia bisognerà affermare, diciamo, qualche principio, ovvero la vita, se è un bene comune, un bene pubblico, e se per salvare queste vite c'è bisogno dei vaccini, i vaccini non possono che essere di proprietà pubblica. Quindi, diciamo, questa vicenda, e chiudo, ci propone una ulteriore contraddizione rispetto alla discussione che è stata fatta sinora. Tu come la pensi, o come la vedi, questa questione del rapporto tra proprietà privata e beni collettivi? Grazie. Fausto. Eccomi. Dunque, no, sono state bellissime domande. Alessandro pone un problema che secondo me ha due lati, uno dei quali è quello, diciamo, più difficile. Ed è proprio l'analisi di cosa questa crisi di civiltà, questa crisi della democrazia e questa affermazione di un nuovo capitalismo. Adesso Rosa ci induceva a pensarlo, diciamo, sulle frontiere che stanno avanzando, fino alla biopolitica, diciamo, fino ad affrontare l'universo che la biopolitica cerca di riappropriarsi con una forma nuova di dominio anche su tutte le manifestazioni del vivere e del vivente. Questa condizione produce una disgregazione sociale che è molto di più di quella che noi siamo stati abituati a considerare nella sconfitta e anche nel patimento di un'ingiustizia e anche in una deprivazione. Io sono molto colpito da questo nuovo, come si può dire, tendenza di letteratura anglosassone che scrive con per mille ragioni e non è l'inchiesta, di questi territori dove è avvenuto un processo di deindustrializzazione. Sono le grandi aree del nord, delle miniere, che parlano linguaggi simili alla cintura della ruggine americana, ma pensate a quante piccole cinture della ruggine abbiamo in Italia e nell'Europa continentale. Questi racconti, Alessandro, ci dicono che davvero ci sarebbe bisogno di quella che tu
chiamavi l'inchiesta azione, l'inchiesta partecipata, la coinchiesta, per tornare al linguaggio di Quaderni Rossi. Perché quello che emerge dalla letteratura, da questa letteratura, questi romanzi, è veramente la destrutturazione. Una destrutturazione che arriva fino all'umano, che parte dall'economico, che arriva al sociale, all'istituzionale e che arriva al tessuto dell'uomo. Non casualmente molti di questi racconti finiscono con un'autodistruzione, che è un urlo, diciamo però, con cui chi è stato totalmente deprivato prova in qualche modo a buttare sul destino della specie umana un interrogativo di fondo. E per questa ragione io penso proprio che, a di nuovo collegare il balzo all'alto, da un lato noi sarebbe necessario proprio stimolare moltissimo queste forme di inchiesta. Queste hanno una densità e un rilievo politico. Ho detto prima, anch'io penso che conti la rappresentanza politica e le istituzioni. Ma il problema è come nascono, da dove nascono, chi le fa nascere. È accaduto già in altri momenti che tu non potevi più appoggiarti su quello che c'era prima. E però hai individuato il campo della ricerca e i soggetti della ricerca. Ed è in fondo questo che ti fa arrivare sino al quesito che ci pone Rosa. Perché se è così, è qui Rosa che nasce la critica più radicale alla proprietà e al privato. È questa destrutturazione di umanità che dice che il pubblico, noi stiamo assistendo a un ritorno dello Stato, perché è necessario al sistema, assolutamente necessario al sistema. Ma quale Stato? Quale Stato dal punto di vista dell'orizzonte del suo intervento? Per esempio, c'è qualcuno che pensa a un intervento pubblico per creare direttamente occupazione. Federico Graffè diceva che lo Stato deve essere occupatore in ultima istanza. C'è qualcuno che pensa che invece di rincorrere gli elementi di oliatura della domanda e dell'offerta di lavoro di fronte alle crisi aziendali ci sia invece la produzione di lavoro socialmente utile e ecologicamente adeguato? C'è qualcuno? Per cui anche il rapporto tra privato e pubblico va investito da questa questione della trasformazione e della liberazione. Il pubblico, anche oltrepassando lo Stato, riacquistando degli elementi di partecipazione, io credo debba appunto in qualche modo spezzare il cordone di della biopolitica dall'alto e rimettere la vita al centro di questa contesa. Quel ex operaio pugile, protagonista del romanzo inglese, che si brucia alla fine della sua, dopo aver dimostrato tutta la sua capacità interpretativa di quella realtà drammatica, in qualche modo ci riporta acutissimamente a queste questioni che tu poni giustamente, cioè nel senso che davvero anche chi di noi è più attento alla critica dell'economia deve tenersi lontano da qualsiasi economicismo, perché l'economicismo oggi è sussunto dal nostro avversario nella forma della razionalizzazione contro la riforma. E qui arriviamo alla questione che pone Roberto, che però, essendo Roberto, metteva già la risposta nella domanda. E va bene, no? Va bene. E poi perché la condivido, quindi va bene. Quindi me la cavo con due osservazioni. La prima è che non c'è il piano Marshall, Roberto.
perché gli Stati Uniti d'America non temono cosa possa accadere in Europa, cosa che invece li ha mossi al piano Marshall, perché di là c'era l'Unione Sovietica e in Europa c'era il rischio del comunismo, per cui bisognava buttare acqua sul possibile incendio prima ancora che scoppiasse, con quell'operazione apparentemente economica, in realtà di civiltà, no, di civiltà in tutti i sensi, no, perché tutti questi che adesso ce la raccontano con la generosità americana, vorrei ricordare che c'è è pubblico, un confronto tra l'ambasciatrice americana Clara Bordius e Valletta, capo della Fiat, in cui Clara Bordius gli dice: sì, voi potete giovarvi degli aumenti americani alla condizione che licenziate i comunisti, perché non è che noi vi diamo gli aiuti e le commesse e voi vi tenete i comunisti appunto nelle fabbriche. E Valletta dice: no, non possiamo accettare assolutamente, manifesta la sua autonomia e licenzierà i comunisti. Sua sponte lo farà direttamente da lui, senza bisogno di commissioni. Quello spinse il piano Marshall, così come tutte le discussioni ridicole che vengono fatte adesso sulla unità nazionale che ci sarebbe stata nell'immediato dopoguerra. Ma quale unità nazionale? I comunisti vengono cacciati dal governo, ci sono degli scontri che durano decenni, gli anni 50 sono contrassegnati dalla polizia che spara sulla polizia, sugli operai, ma stiamo scherzando. E il piano del lavoro viene avanzato dalla CGIL, il piano di lavoro, appunto. E io penso che questa sia la questione, di nuovo, e finisco, l'autonomia dei movimenti, della classe operaia e della società civile. È questa, diciamo così, che deve essere la nostra stella polare, ed è questo, secondo me, anche la seconda domanda di Roberto, risponderei così, che in qualche misura ci sprona a recuperare un'idea di Europa da opporre a questa idea dell'Europa reale. Grazie a voi tantissimo. Grazie, grazie. Fausto. Grazie a voi tantissimo. E ringrazio anche chi ci ha seguito e tanti che hanno commentato. Vi saluto molto. E niente, intanto penso, insomma, che la situazione necessiterà di un nuovo incontro con te, e quindi faremo volentieri. Prendiamo già appuntamento alla prossima. Tanto grazie. Grazie a voi tutti. Grazie. Grazie. Noi abbiamo fatto un'inchiesta adesso con Transform Europa che ti manderemo tra un po'. Grazie, grazie. Consideratemi vostro cliente. Grazie. Ciao. Come si fa a spegnere? Ciao a tutti.